I nostri servizi di urgenza 118 e i trasporti sanitari continuano come sempre. Spesso e volentieri riusciamo ad avere due equipaggi per coprire anche l'indisponibilità eventualmente di altre zone stante l'impegno. I militi nostri sono molto formati sotto tutti gli aspetti e quindi credo possano affrontare anche questa tipologia di interventi. Abbiamo mantenuto fin quando ci è stata fatta richiesta a tutti i servizi ordinari e quei pochi che rimangono programmati vengono espletati in maniera assidua e costante. Sui servizi ordinari qualche servizio magari potrebbe saltare perché gli ambulatori limitano gli accessi per le visite o altro. Abbiamo allestito completamente un'auto per quel che riguarda proprio l'emergenza Covid-19 specifica che viene data in gestione alla centrale operativa al fine di andare a reperire i casi anche al di fuori del territorio comunale. Le persone che incontriamo solitamente sono sì preoccupate, ma ci vedono quasi come un punto di riferimento. Abbiamo cominciato a consegnare i farmaci a domicilio alle persone anziane o che non si possono muovere o che è meglio non si muovano per evitare di diffondere il contagio. Ringraziamo tutti i nostri volontari e dipendenti che ci danno una mano assiduamente per poter portare a termine questo servizio. Quello che facciamo è lavorare per i gentili dei cuori e lo faremo sempre.